Il Veneto in giallo, in verde per l'Europa, dopo il balletto di colori che hanno virato dal rosso scuro appunto al green, deve essere comunque prudente. Le mutazioni del virus sono una variabile stabile e se l'Italia sbiadisce il colore del contagio, non vale per i paesi europei che la circondano. La riapertura delle scuole superiori il 1 febbraio comporta qualche modifica del piano di sanità pubblica. Rispetto al tema scuola, vi ricordo appunto che lunedì si parte come previsto dai tavoli di prefettizi con queste 3 settimane al 50%. Vi confermo che c'è, come vi ho detto ieri, un'indagine epidemiologica che vogliamo portare avanti con il professor Baldo dell'Università di Padova, che è un'indagine ovviamente che vuole valutare il grado di circolazione, il livello di circolazione del virus. Dall'altro ovviamente faremo anche, come già previsto, con una modifica del piano di sanità pubblica, un adeguamento del piano di sanità pubblica rispetto al tema tamponi nelle scuole, visto considerato che con tutta probabilità si tornerà al fatto che alla presenza del positivo non si va in quarantena, ma si fa il tampone a tutta la classe del positivo. E, insomma, è un piano che si adegua alla percentuale di incidenza del virus e quindi con le modalità, cioè se tu hai tanto virus è ovvio che mandi in quarantena tutti, se ne hai poco sai che la possibilità di trovare virus è bassa e quindi punti sul fatto che tutti restino a scuola. È un po' come il pooling nei tamponi, no? nella PCR, nel molecolare, no? Si diceva quando il virus è poco, tradotta in soldoni, quando l'incidenza è bassa, cioè c'è poco virus, metti assieme più tamponi e fai l'analisi con una provetta solo. Quando il virus circola molto è inevitabile che devi fare ogni provetta un tampone, perché sennò altrimenti non ne vieni più fuori. Penso che questo sia fondamentale. Ovvio che resta la preoccupazione, perché è un ulteriore elemento di circolazione che probabilmente è del virus, che probabilmente avrà anche, ma ci rimettiamo la decisione dell'Istituto Superiore della Sanità, anche probabilmente l'esordio della zona gialla, quindi avremo, diciamo, un nuovo scenario epidemiologico che da lunedì probabilmente ci troveremo ad affrontare e quindi dovremo adattare il piano di sanità pubblica a questo nuovo scenario.